Terzo Racing Podcast consecutivo per concludere quello che è stato il grande weekend di motori che nella stessa giornata ha visto coinvolti Formula 1, Superbike e MotoGP. Come sapete, quando ci sono più eventi motoristici della stessa giornata, io do priorità il primo giorno, la domenica, alla Formula 1, il giorno dopo alla Superbike ed eventualmente il terzo giorno alla MotoGP. È il caso appunto oggi di parlare della MotoGP che si è corsa a Brno, per questo motivo il video esce martedì alle ore 19. Una gara, quella di Brno, per quanto riguarda la categoria regina, che è stata incredibile per certi punti di vista, in quanto è la gara delle prime volte, perché abbiamo registrato il primo trionfo di KTM ufficiale, ovviamente in MotoGP abbiamo registrato il primo podio di Franco Morbidelli, c'è il primo podio per un team clienti che fino a ieri era nelle estreme retrovie della classifica. Un ordine di arrivo veramente pazzesco, quello della gara di Brno MotoGP, che recita in quest'ordine: Brad Binder, KTM primo, Franco Morbidelli, Yamaha SRT secondo, Johan Zarco, Ducati Avintia terzo. Una gara fantastica che ha fatto in qualche modo riaprire un campionato che senza Marquez si sta dimostrando essere sicuramente più bello e più equilibrato di tanti altri, e celebriamo intanto la vittoria del sudafricano Brad Binder, che vediamo qui inquadrato, il rookie, perché di questo si tratta. Vince la prima gara della carriera in MotoGP ed è la prima vittoria del Sudafrica nella classe regina. Brad Binder è un pilota molto buono che a me piace veramente tantissimo, è campione del mondo di Moto3, è stato dei migliori piloti della Moto2 l'anno scorso con la KTM Cancello, è riuscito a vincere addirittura qualche gara con una moto nettamente inferiore, e con la KTM ufficiale è riuscito a battere concorrenti di un certo livello, vedi per esempio le Suzuki, vedi per esempio la stessa Yamaha SRT, che oggi era un pochino giù di prestazioni. Questa gara in realtà va analizzata anche per la debacle dei big di questo mondiale, ma è stato importante essere davanti a tutti e con un passo per la verità mostruoso, perché alla fine il sudafricano ha vinto con 4 secondi di vantaggio. È bello celebrare la prima vittoria in classe regina di un pilota nuovo, che spero possa dare linfa a KTM, che dà frutto dunque agli investimenti fatti nel corso degli anni. La KTM è sicuramente una moto che è cresciuta anche non solo con Brad Binder, ma grazie anche al gran lavoro di Paul Espargaró e soprattutto di Dani Pedrosa. Per quanto riguarda il modo di collaudo, Paul Espargaró, parentesi, è caduto nella gara per un contatto con appunto Johan Zarco, che come vedete da queste immagini è finito a podio. Tra l'altro Zarco, per il contatto con Espargaró, è stato penalizzato di un giro lungo di penalità. È un incidente che secondo me si può classificare come incidente di gara, perché alla curva 1 di Brno, la prima curva verso destra, Espargaró l'ha presa un po' larga, Zarco ha stretto verso l'interno, che è un po' lo stile di guida del pilota francese. C'è il contatto tra i due, Espargaró finisce per campi, e per questo contatto i commissari hanno considerato Zarco il primo responsabile di questo incidente. Zarco poi sa, deve rottare con Alex Rins, che finisce alla fine quarto, ma con una grandissima gara, considerato che Rins è mezzo rotto, e regala al team Avintia di Ruben Chaus un podio veramente insperato. Tra l'altro Zarco partiva dalla pole position, e anche qui era la prima volta per un team che fino all'anno scorso era sul fondo dello schieramento con Kalle Abraham e Tito Rabat, che anche oggi è finito in fondo, ma insomma di base parleremmo di un team clienti che non è proprio il primo della fascia. Anzi, è stata un po' la giornata appunto dei team clienti in questa giornata, perché appunto, come vedremo dalla classifica del campionato, tutti i team ufficiali tranne KTM hanno più o meno fatto schifo, in particolare la Yamaha Sponda Vignales, e in particolare tutta la Ducati ufficiale purtroppo con Dovizioso e con Petrucci. E per un campionato dove le Ducati per una volta hanno delle ambizioni, finire nei risultati che vedremo dopo, quindi fuori dalla top 10, è sicuramente un brutto viatico. E spoiler, Dovizioso sarà la mia principale delusione del giorno, nonostante io sia un gran tifoso da Ducati, in particolar modo del pilota forlivese. Comunque con questo podio possiamo passare alla classifica del campionato, con appunto la prima vittoria di Brad Binder. Per lui suona l'inno nazionale sudafricano, che tradotto significa Dio benedica l'Africa, ed è un inno bellissimo da sentire, non solo musicalmente, per me uno dei più belli dal punto di vista canoro e sonoro, ma appunto perché è cantato in 5 lingue diverse, inglese e 4 dialetti sudafricani, infatti in africano
Il sudafricano si dice così sì che lì Africa, secondo posto per Franco Morbidelli e terzo per Johan Zacco, che torna sul podio dopo le esperienze della Yamaha Tech 3. Gli altri risultati, e qui passiamo al rider del giorno, alla delusione del giorno, la quarta posizione appunto per Alex Rins, che fa una signora gara considerato che appunto ha una spalla rotta e quindi è convalescente. Quinto Valentino Rossi, che comunque fa una gara di rimonta partendo decimo. Sesta posizione per Miguel Oliveira, che si conferma in top 10, un altro rookie terribile il portoghese. Settima posizione per Fabio Quartararo, che perde un'occasione per allungare nel mondiale, visto che sia Vinales sia scusatemi Dovizioso hanno fatto schifo in questa gara. Ottava posizione per Takaaki Nakagami, che dimostra ancora una volta di essere l'onda migliore in pista in controbacia di Marquez. Senza Marquez l'onda è un disastro, i risultati si vedono, soprattutto per quanto riguarda l'ufficiali. Siamo passati da parlare da un team vincente a un team che lotta per il fondo dello schieramento. Nona posizione per Jack Miller, che è la migliore delle Ducati, diciamo ufficiali di prima fascia, considerato che in realtà la Ducati migliore è Zarco, che ha fatto podio. E più della top 10, Aleix Espargaró con una Aprilia che si riscatta dopo due gare veramente oscene. Il mio rider del giorno, ce ne sono vari, perché appunto questa gara appunto è la gara delle prime volte. Sicuramente Brad Binder è il mio rider del giorno numero uno, appunto per i motivi che ho detto prima. È il primo sudafricano a vincere una gara di moto mondiale per quanto riguarda la categoria regina. È il rider del giorno Franco Morbidelli per il primo podio, e con questo secondo posto Morbidelli si issa terzo del mondiale a pari merito con Dovizioso, che in questa gara è stato veramente non pervenuto, e riapre di fatto un campionato del mondo che con anche la mezza debacle di Quartararo e la debacle completa di Vinales vede tanti piloti nel giro di meno di 25 punti, che di fatto è una vittoria di distacco. Insomma, ci sono tanti argomenti di cui parlare. Menzione speciale la faccio per Paul Espargaró, che poveretto poteva probabilmente portare due KTM sul podio, ma appunto per l'incidente che ha avuto con Zarco, il pilota spagnolo, è stato ovviamente buttato fuori e si è dovuto ritirare. Delusione del giorno, e qui passiamo un po' dei team ufficiali, perché fa strano vedere che l'unico team ufficiale di fatto arrivato a podio non è la Yamaha, non è la Ducati, ma è la KTM. Ducati, dicevo, che è la mia delusione per quanto riguarda soprattutto Andrea Dovizioso, perché la Ducati ufficiale a Brno ha sempre fatto bene, era una pista favorevole alla Ducati, e il fatto che le squadre di Borgo Panigale abbiano fatto veramente pietà, perché la Ducati Pramac ha fatto nona con Miller, la Ducati ufficiale di Dovizioso ha fatto undicesimo. Insomma, soprattutto per Dovizioso questo è un altro passo falso. Se a Jerez 1 si era difeso, qui è una debacle clamorosa. Ripeto, non c'è Marquez per una volta, che avrebbe monopolizzato l'ennesimo mondiale. Dovizioso è finito secondo negli ultimi tre mondiali, era importante fare punti importanti per non rimanere dietro Quartararo. Insomma, qui anziché rafforzato ne esce indebolito. È veramente una delusione la prestazione del pilota forlivese, e mi dispiace in quanto io sono un grande tifoso da Ducati, in particolar modo di Dovizioso. Delusione per la verità anche Vinales, perché era partito davanti addirittura in prima fila, e finire quattordicesimo, effettivamente anche qui parliamo di debacle. Il passo gara la Yamaha ufficiale, in particolar modo Vinales, perché Rossi invece ce l'ha avuto, non c'era, è stato veramente risucchiato indietro, addirittura una gara al contrario rispetto alle volte in cui Vinales è abituato a rimontare nella seconda parte di gara. Invece qui no, è partito a fionda e poi dopo si è spento, finendo ai margini della zona a punti. Delusione ovviamente anche la Honda, ma ripeto, in contromarcia di Marquez la squadra giapponese sta dimostrando ancora una volta di essere veramente molto debole. Soltanto Takaaki Nakagami sta salvando il salvabile, per il resto debacle clamorosa, perché Crutchlow anche lui a mezzo servizio fa l'ennesimo 13° posto della stagione. Di Alex Marquez non ne parlo più, perché che onestamente reputo ancora una volta un pilota che non dovrebbe stare lì. Per me Alex Marquez non ha diritto di cittadinanza in questa MotoGP. A sto giro la Honda ufficiale ha schierato una seconda moto, che è quella di Stefan Bradl, che è un collaudatore, ha fatto quello che poteva per metà gara, in realtà è stato anche davanti ad Alex Marquez, segno che, ripeto, Marquez Junior non dovrebbe esistere in MotoGP. Bradl finisce 18°, fa quello che può, fino a settembre correrà, perché appunto è notizia di questi giorni che Marc Marquez dovrà recuperare a settembre. Se che quel tentativo folle di correre a Jerez 2 appunto è un tentativo folle e fuori da ogni logica, perché non si è mai visto un pilota con un braccio rotto correre a pieno regime
una gara di qualunque tipo. Fatto sta che adesso la MotoGP andrà in Austria, ci sarà da interrogarsi se ci sarà una gara così interessante come questa o se Quartararo tornerà a far risuonare la Marsigliese vincendo la gara del Gran Premio di Austria e di Stiria, che avrà dunque un doppio appuntamento. Io spero che nella pista più favorevole della Ducati, in realtà la Ducati ufficiale, si possa risollevare, perché Dovizioso ha un match point clamoroso per risollevarsi e dovrebbe fare quanti più punti possibili. Mi aspetto almeno una vittoria da Dovizioso in una delle due gare, perché sono piste veramente favorevoli e senza Marquez c'è un'occasione d'oro per provare quantomeno a fare meglio degli anni scorsi. Passiamo però alle categorie di Moto2 e Moto3, che hanno corso in accompagnamento alla MotoGP, e qui l'Italia può festeggiare perché in Moto2 vince il bestia di Rimini, Enea Bastianini, uno dei miei idoli assoluti di queste annate del moto mondiale. Il pilota riminese vince la seconda gara consecutiva di forza con un passo sontuoso, parte terzo dalla qualificazione e di fatto conduce la gara dalla prima curva e non smette mai cedere la leadership e taglia il traguardo per primo. Per lui suona Fratelli d'Italia, il nazionale italiano. Seconda posizione per Sam Lowes, che si riscatta dopo un'annata disastrosa lo scorso anno in Moto2. Il fratello gemello di Alex, che corre in Superbike, dopo due quarti posti fa secondo, e attenzione perché potrebbe essere lui probabilmente uno degli antagonisti del mondiale, uno degli antagonisti seri, al netto di Nagashima, che oggi ha fatto schifo finendo undicesimo. Probabilmente i due podi di Qatar e Spagna 1 probabilmente erano un fuoco di paglia per il giapponese della KTM. Terza posizione per Joe Roberts, altra grande rivelazione di questa gara. Ha fatto ancora una volta lui la pole in quattro gare dopo quella del Qatar, ed è il primo podio in carriera per lo statunitense di Los Angeles, e dunque primo podio anche per il team American Racing. Insomma, una gara di Moto2 un po' meno bella onestamente rispetto a MotoGP e Moto3, di cui ne parleremo tra poco, ma comunque cambia la leadership del mondiale. Enea Bastianini, il bestia di Rimini, è primo con 73 punti, secondo è Luca Marini, fratellastro di Valentino Rossi, vi ricordo, dello Sky Team VR46. Moto3, per concludere il Racing Podcast sul moto mondiale in attesa di quelli di questa settimana, qui il leader non cambia, rimane sempre Albert Arenas, ma la vittoria anche in questo caso è italiana. Prima vittoria in carriera per Dennis Foggia, pilota romano del team Leopard, anche per lui suona l'inno nazionale italiano. Seconda posizione per Albert Arenas, terzo per Ayogura, e sono loro due evidentemente i contender più importanti di questo mondiale, insieme a John McPhee e a Tazuki Suzuki, che è la delusione del giorno della gara di Moto3. Suzuki purtroppo cade a metà gara e deve abbandonare la competizione, dunque fa un passo falso. Adesso tutti i primi quattro hanno 1-0 e Suzuki, visto purtroppo i risultati di Spagna 1 e Qatar, è indietro rispetto allo scozzese John McPhee, che fa quinto con la solita gara solida, ad Ayogura, che comunque perde punti rispetto ad Arenas, e allo stesso Arenas, che finisce secondo e rimane leader del mondiale per il momento nettamente con 70 punti. Ma attenzione, perché in Moto3 è tutto in equilibrio ed è importante arrivare sempre al traguardo in modo costante, vedi il mondiale di Lorenzo alla porta dello scorso anno. In ogni caso, sono state gare interessanti, in particolare la Moto3, ma soprattutto la MotoGP, con cui vi lascio il podio. Vi ricordo, vince Brad Binder, primo sudafricano a vincere in classe regina, seconda posizione per Franco Morbidelli e terzo Johan Zarco. Ci si rivede in Austria la prossima settimana. Per quanto riguarda il Racing Podcast, uscirà domenica 19 il post gara per quanto riguarda la Spagna, quindi Formula 1, perché vi ricordo a priorità su questo canale, e poi lunedì alle 19 post gara del giorno dopo per quanto riguarda la MotoGP nel Gran Premio d'Austria. Mentre il prossimo video del mio canale parlerà di MLB, mercoledì alle ore 19 per il primo test di stagione regolare. Il saluto da parte di Matteo Torgert e ci vediamo presto dunque a un prossimo video.